niente, questa sera vogliamo ricordare Giovanni Falcone, gli uomini della scorta e la moglie Francesca Morvillo. Da una realtà molto ben diversa da quello che vogliamo dimostrare noi, perché se siamo qui stasera è perché vogliamo uscire fuori da questo mondo. Adesso volevo chiamare Lucia Nocerino. Magari ci leggerai qualche pezzo del tuo libro. Mi piace pensare che questa non sia una semplice elaborazione di pista, perché siamo l'unica scuola superiore del territorio, ma una possibilità offertaci per dimostrare piuttosto con questo piccolo contributo che per fortuna la gioventù, vent'anni dopo la strage di Capaci, non è soltanto un bel paese scasso di mare. Lo so che forse non vuol parlare, però due parole, il maestro Mario. Parlare non è proprio il mio forte, quindi vi prego di giustificarmi. Allora, ci siamo visti e abbiamo deciso di fare una cosa al momento della commemorazione di Giovanni Falcone. Mi permetto di ringraziare Nello a nome di tutto il Forum dei Giovani del Polano che ci ha ospitato. Grazie a Davide, vorrei un applauso. Gianluigi e a tutti gli altri ragazzi che ho conosciuto con una stretta di mano, ma quella stretta di mano me la porto nel cuore e abbiamo cercato di portarla questa sera sul palcoscenico. Grazie a tutti.